Chi ha scritto le canzoni, a chi ridere ci fa, a chi sbaglia le opinioni e che si correggerà, a chi non ha molti amici, che gli amici troverà. Buon Natale, buon Natale, buon Natale, a te che vieni dal sud, porta il sole. Non ce l'ha il profumo, il colore del mare che ci ispira la felicità. Buon Natale a te che vieni dal freddo, porta un po' dai nella mia città il coraggio di un bel ideale per non essere buoni solo a Natale. A chi vive senza condizioni, a chi sente la libertà, a chi stringe le tue mani e che sempre stringerà. Buon Natale finalmente, perché gli occhi belli avrà. Buon Natale, buon Natale, buon Natale a te che vieni dal nord. Buon Natale a te che vieni dal mare, buon Natale anche a chi Natale non fa. Buon Natale a te che vivi lontano, che parlare fatica un po' si fa. Prova allora a spedirci un pensiero, che il sorriso sicuro arriverà. A chi aspetta le stazioni, a chi il biglietto non ce l'ha, a chi viaggia dentro i sogni e dove arriva non si sa. Buon Natale a tanta gente, perché si sopporterà. Buon Natale, buon Natale, buon Natale, buon Natale. Buonasera a tutti, benvenuti alla riunione 1562 del Rotary Club Riccione Cattolica, cena degli auguri. Innanzitutto accomodatevi pure, grazie di essere rimasti in piedi. E questa sera ci saranno diversi momenti in cui interromperemo la cena. Vi dico subito che non sarà una cena a lumi di candela, quindi tra un po' apriremo, accenderemo le luci. Pensavo fosse carino ragionare sul Natale e pensare ad un'atmosfera natalizia che ci potesse dare quell'idea di pace e di familiarità che effettivamente in questo momento sento. Quindi ringrazio tutti voi innanzitutto di esserci, di essere venuti, di essere qui presenti con noi, perché siamo tutti una famiglia, siamo un gruppo di amici ed è bello in questo momento vedere che il club è vicino, che il club è solido, che il club è saldo e tutte le cose che andremo a fare questa sera ne saranno una dimostrazione. Quindi grazie ancora. Io intanto chiederei al ristorante di poter accendere le luci perché iniziamo la parte normale della serata, che normale non è, perché in realtà questa sera tra le tante cose che abbiamo anche l'ingresso di un nuovo socio. Quindi chiederei dov'è il dottor Barboni? Eccolo, ad Antonio di venire qua al tavolo presidenziale. La spilletta Michele la dovrebbe avere.
Allora, innanzitutto vi leggo il curriculum di Antonio, che giustamente è un medico e svolge attualmente in regime libero professionale l'attività di medicina del lavoro e medicina legale nella provincia di Rimini, Ravenna e Pesaro. Collabora con il poliambulatorio Nuova Ricerca di Rimini. Ha ricoperto l'incarico di capo dell'infermeria di corpo del quinto stormo di Cervia dell'aeronautica militare e capo della sezione di medicina del lavoro con l'incarico di medico competente degli enti e reparti dell'aeronautica militare, compresi tra Ferrara e Loreto. Ha ricoperto l'incarico esclusivo di capo sezione della quinta sezione distaccata del centro aeromedico professionale dell'Istituto di Medicina Legale di Milano, distanza Cervia, con l'incarico esclusivo di medico competente degli enti dell'aeronautica militare succitati. Non vi sto a leggere tutte le 750 pagine di curriculum. Ringrazio Antonio della presenza e naturalmente lo spilleremo a socio, prima però di leggere una formula, che è la formula che ogni rotariano del mondo legge al proprio ingresso. Quindi te la diamo e ti lasciamo anche il microfono. Grazie Presidente. Riconosco nel motto servire al di sopra di ogni interesse personale il principio su cui si basa la scelta morale del socio rotariano e cosciente del significato dell'adesione al Rotary Club, mi impegno formalmente a promuovere gli scopi del Rotary e a rispettare le norme dello statuto e del regolamento di questo club. Assicuro la mia presenza alle riunioni, così come indicato nelle norme statutarie, e accetterò i compiti e gli incarichi che mi saranno proposti, convinto che siano condizioni indispensabili per garantire al club quell'apporto di partecipazione e quel contributo di idee e di azioni necessarie alla realizzazione dei programmi a servizio della nostra comunità e di quella internazionale. Sono pure convinto che la mia piena qualificazione come socio attivo del club sarà conseguita solo conoscendo i principi, le norme, la struttura e le attività del Rotary, e per questo mi impegno a seguire il percorso di formazione che mi verrà indicato a partecipare alle riunioni distrettuali. Ma è solo una pagina. L'hanno allungata questa formula, però c'è tutto. Procedo adesso alla spillatura, quindi lascio un attimo il microfono. È mica facile, cade tutto. Perfetto, benvenuto nel nostro club, se hai qualcosa da dire ti lascio il microfono per un saluto. Grazie Presidente, saluto il Presidente del club di Rimini che conosco da molti anni. Buonasera a tutti signore e signori e signori soci, vi ringrazio per l'onore che mi avete riservato accettandomi nel club, così come è stato letto nella formula di giuramento, mi impegnerò per cercare di partecipare al massimo non solo alle riunioni ma anche all'attività del club. Grazie di tutto e buona serata. Quindi un benvenuto e un caro saluto anche a tua moglie che è qui in sala con noi. Grazie ancora, buona serata.